Amici, ci stiamo facendo un giro qua, ma dopo vi faccio vedere con chi sto finalmente. Guarda questo, no Questo è però. che. Sì, vabbè, ma a me è l'unico che mi piace. Stiamo da H&M in tutto questo. Ciao, ciao! Posso C'è una uscire? mano, c'è una mano in tutto Vediamo se questo. riconosco il tatuaggio. Difficile. Dici? Dopo 50 anni che ci vediamo in Forse tutto quest'altro, questo. forse quest'altro. Vedi, Guarda, questo se lo ricordo. Madonna, a me piace questo. Allora. Questo. L'anellino. Questo è carino. Madonna, questo è bello. Questo è bello proprio. Però per un'occasione, perché c'è in autunno, io vado È in giro quello, per una serata. Aspetta, allora, rivalutiamo questo. Cioè, ma potrebbe sono. anche Allora, più mi lungo. piace il tipo di vestitino, ma non mi piace la. Come si dice? La Il stoffa. disegno, cioè. I colori. Ci voleva un pochino più corto, secondo me. Sono cose Questi un sono poco stupendi, troppo. vabbè, però voglio Però non dire. li porto questi maglioncini così. Io Ma nemmeno io, perché poi. cerco di vestirmi più a strati, Rose, perché sennò va a finire. Hai detto il nome? Ah, lo so, vabbè, Ustapim. Guarda sta giacchina. Ah, questa è bella. Con queste manichette così. Sì, ma se io cercassi un qualcosa per tutti i giorni, no? Così No, non quotidiano, esiste. un vestitino, un qualcosina Ho un vestitino di. per il quotidiano, non. Che o so. H&M. No, signore H&M non collabora. Per favore, troppe cose. Questo è un parcabello, Estendo vedi? l'altro. Questo qua è carino, perché è un po' più avvitato. Sì, Non è passerò la mia come vita a togliere i peli che ho qua addosso. 49,99. Questo? Questa pure è carina. Bella. Pensiamo che questo era bello, no? Questo era proprio carino. Questo è E anche la bello. stoffa, vedi com'è più Questo non è pesante. proprio da occasione, nel No, senso questo è è anche bello. da. Questo è bello. 29,99, non costa manco assai, eh. No. Guarda questo qua. Questo è plissettato. Aspetta, te lo tengo. Il plissettato. Che a me non sarebbe bene per niente, Solo però. che io immagino, capito, quelle giornate gelide. Cioè, è quello dico, cioè questa è una collezione invernale in tutto questo, vi Sembra stiamo facendo estiva. vedere, non è una cosa, sembra Questa è quasi una tuta, estiva. No, no, le tute no, credo. poi è una tuta extra large. Le tute, se il tuo problema è quando devo No, fare regà, a me pipì. H&M continua a non convincermi. Io vedo ragazze, Rosy, seguo delle ragazze Io ti dico così bellissime, cerco di magari pure un capire. pochino in carne, così. Però si Così. vestono benissimo. Io poi arrivo a H&M non trovo mai niente. Non lo so se so io che. Secondo me dipende anche No. dalla forma del fisico, cioè nel È un senso. po' stile nonna Belarda quest'anno. Eh sì, nonna Belarda, Vabbè, o questo, zia. guarda, Vabbè, queste sono cose di battaglia. Queste posso. queste diciamo cose Io abbastanza queste cose basic. cerco, cioè, ma perché mi serve qualcosa per tutti i giorni, no? Rosy, sai che ti dico? Ce ne amo a Dettagliere? Tiger. Almeno perché è qualcosa che mi piace. Nuova stava messo meglio. Infatti abbiamo fatto un po' di Terra, sì, acquisti. Terra Nova era meglio. Dopo fai vedere quello che hai preso, eh? Sì. Questa grandissima pazza mi ha portato un regalo bellissimo che io poi vi farò vedere, perché non sta bene lei con la testa, ha problemi. E quindi, è vero? D'altra parte non è che potevo scegliermi un'amica diversa da me. Appunto, cioè, i pazzi vanno insieme, no? Dobbiamo Una essere braccetta. coerenti. No, comunque, vedi, per esempio, io avevo visto questi pantaloni l'altro giorno. Questi qua per il prezzo che hanno, cioè mi pare sui 20 euro, Sì, vedi, 20 euro, sono molto però belli. non hanno nulla di diverso da quelli di David, che Eh sono sì, semplicissimo, una strasoffamatti. cosa semplicissima. Sinceramente, Comunque, raga, non mi non lo so, piace. sta collezione a me non mi Ma dice proprio poi comunque c'è, niente. può essere pure che sono i gusti nostri, che No, io ho magari uno gusti di piace. cacca, quindi cioè nel senso, non sono una persona. Queste camicie sono molto carucce, e se è fatto che il tessuto è troppo Ma a me leggero. pure le, vedi, non mi piace per esempio questa fantasia. Fantasia è un po' troppo particolare, poi tutto sul marroncino, marroncetto, No, io queste cose cercavo qua. proprio degli abitini.
Eccoci, mo magari ci facciamo vedere. Cioè, io sul tubo di nuovo siamo... dopo secoli, se non è per lei, cioè se non fosse poi per lei. Poi posso mettere Instagram sotto, almeno, sì. Almeno se ti vogliono seguire, la seguite sì. su Instagram. Ma perché anche tanto sul ormai... canale, perché sapete, quando arriva Natale c'è la voglia di fare i vlog. E tanto lei ci ha lasciato ormai, inevitabilmente. Però probabile che i vlog mass ritornano sotto Natale. Sotto Natale almeno, Ma poi lo faccio per ricordo, per me, quindi capito, mi diverto. No, voi dovete sapere che io e lei facciamo tipo la domanda al ministero per vederci quando ci vediamo. Gente, che ci e quindi facciamo tipo domande al ministero per poterci vedere. E oggi è capitata quest'ora, non sappiamo come, è capitata che ci siamo viste. Vabbè. E mo andiamo contati. Da Tiger. Ok, andiamo ci facciamo un giro da Tiger che è meglio. Perché noi ci andiamo, non ci è piaciuto. Non ci è piaciuto. Se qua è Halloween. Tu devi figli queste cose, io non vabbè per sono, Ariannina, non perciò. È che sono successe. Però. Queste sono gomme, Rosy. Ci puoi prendere le gomme, vedi? Alla frutta. Ariannina non le mangio. No, e questi. Come vedi, già ho preso cioccolata io. Ecco, brava, brava, brava. Ma queste cose poi dopo non le trovi più, allora perciò trovi. Capito, approfittiamo. C'è una scusa per tutte le cose, Rosy. In effetti, ma che è sto coso? Spiegamelo. No. No, vabbè, guardate zucche. È vero, non potrei vivere senza. Così come la borsa Grinch di sangue. Indispensabile. Non ne possiamo fare a meno. Perché questo per un bel ASMR. No, sì. Un bel ASMR. Che è sta cosa? Cioè, ma no, vi sembra una persona seria? Non è seria. Bellissimo, è tutto colorato. Perché, Rosy, te la metti che lo capelli, se mo tieno coraggio. È un bel resto, ma non mi va. Guarda, sei bellissimo. Mo sei proprio tu, Rosy. Sì. Questi sono per fare braccialetti. Troppo belline queste cose di Tiger. Qua che è? Questo è tipo plastilina. Dito. Sì, plastilina. Ah, boh, comunque tiene tante cose. Poi ogni tanto mettono cose nuove. Tipo io vedo il reparto delle agende, agendine, cose così, mettono sempre cose nuove. Maglia. E ci mancava che Tiger avesse anche questo. Il lavoro a maglia. Capelli, ma lo sai, io una volta mi ero fissata proprio che volevo imparare e poi dopo comprai pure tutte le cose, però poi non l'ho fatto più. Hai capito? Di Tiger? No, no, volevo fare il lavoro a maglia. Però. Guarda Rosy! Cioè, guarda questa. Queste sono belle proprio. No, io vorrei vedere il planning, quello là. Quello stava all'inizio, forse. C'è anche il quaderno smr, vedete? Mamma. Queste sono, vedi? Guarda quanto sono belle. Sì, ma infatti, ma io ce l'ho una di Tiger. Cos'è? Il bullet journal, ecco. Ma questo è sempre che te lo bello devi pure decorare tu. Bello pure questo colore qua. Molto bello. 7 euro vengono queste qua. E questo? Ah, è il bullet journal. Sì, te lo devi fare a capo, però non c'ho voglia. Ci vuole pure il tempo, la cosa. Questo? Male. Poi io questo sono... è buono per tipo chi fa la dieta, queste cose qua dell'appendice, sta martedì. Questo è comodo. Però parte da gennaio. No. 2020. Ma in effetti perché parte dal 2020? Non l'ho capito. Cioè, ha fatto scimo? Ah, guarda sti cosi. Guardate raga. Per chi come si dice? Potesse servire, per chi potrebbe servire? Perché, vabbè, facciamo finta che io e Rosy in questo momento siamo arabe.
Quindi l'italiano ci abbiamo scordato per via. Allora, questo è il I'm Your Personal Food and Exercise Diary. Guardate qua. Wow, li adoro. Cioè, guardate. Appunto. Quanto costa questo? 4 2 euro. Euro. 2 euro. Ah, aspetta. No, aspetta. 3 euro. 3 euro. Sono dei quaderni dove voi potete mettere tutti i giorni l'acqua che bevete, le annotazioni, pranzo, cena. Lo adoro. È bello, molto bello. Bello pure questo tipo qua, vedi. No, questo qua però invece è per le cose da fare. Per il lavoro. Per il lavoro. Wow, che una bello. Per sarebbe l'ideale. Bello. Che io non sono. Però così, quindi a me no, vabbè. Però è molto carino, guardate. Qui vi scrivete le idee, quello che dovete fare durante la giornata. Non capisco. Belle però. È normale. Sono tutti rovinati, ovviamente. Sempre. Vabbè, comunque questi cercavo di essere. Se lo prendi? Ok, cioè, no, guardate mai, Rosia. Non li userò mai. Era meglio se non ci veniva. Nel senso, era meglio se non ce la portavo. Vedi, mo ho fatto fare bancarotta da una persona, l'ho rovinata. Che poi io il planning ce l'ho della Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, che poi è pure bello, l'hai pagato pure parecchio, sicuramente. Quindi, sì. Quanto ti è venuto quello? 12 euro, cioè, figuriamo. Oddio, guarda, Rosy, per le matite. No, vabbè. Che dici, Rosy? Basta, basta, sora mia, non c'è niente. La pirulissima. Che se proprio mi sa che ha tutto un negozio. No, è che quando iniziano queste cose da gente, io impazzisco. Immagino. No, ma hai visto queste portadocumenti, Rose? Guarda. Devo prendere il motivino per la piana. Sei vergognosa. Sì, ma è tutto per mia figlia. È tutto per mia figlia. Questo è per tua figlia? Questi qua, ah, vabbè, mo sì, ecco. I crocettini. Oh mio Dio. Vi solleverò il nome. Guarda che belle. Guarda che bello, salvadanaio labbra. No, parla. No, si può interessare a qualcuno, ma magari... La pettorina. La pettorina che nel caso di Ciro è utilissima, perché c'ha la maniglione sopra, siccome Ciro cade spesso... Ah, lo prendi? No, vabbè. Ma quella, se non mi sbaglio, da lì te l'hanno fatto proprio un'uscita per tutta roba per gli animali. Questa di nuovo. Amici, sono tornata a casa. Allora, felicissima di essere riuscita a passare 2 ore con Rosy finalmente, perché noi dovete sapere che ci sentiamo tutti i giorni, però il problema è che veramente per vederci una volta c'ha da fa una volta l'altra, quindi ma ovviamente lei mi ha detto ce la facciamo adesso per Natale, sì, spero anche prima cortesemente, però comunque allora io non lo so, non ho parole, mi ha portato un regalo bellissimo, perché praticamente questo è un negozio che sta da noi qua nella mia città e vende tutte cosine, Yankee Candle, cose Bath Bombs, tutte queste cose particolari, e io in realtà non ci ho mai preso niente, poi lei mi ha fatto questo regalo stupendo che io mo vi faccio vedere. E praticamente nulla, cioè ci dovevamo vedere per il nostro onomastico, non siamo riuscite, poi il suo compleanno è stato a settembre, inizio settembre, e nemmeno ci siamo riuscite, mo dovevamo recuperare, ecco, noi facciamo i recuperi. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa mi ha portato, perché mi ha portato delle cose troppo belle, e grazie. Allora, guardate qua, questo è il negozietto. Anche ve lo dico pure a titolo informativo, se volete vedere su internet, insomma, che cosa vende questo negozio. E guardate, in questa scatola bellissima, perché lei ha detto, io so che questo è un colore che a te piace tantissimo, ed era tutto a base di questo colore, cioè, qui c'è scritto, mantieni la calma e fatti un bagno, bellissimo. Poi ci sta questo marchio qua, vendono la Bomb Cosmetics, che fa delle cose stupende, tutte cosine, anche non solo cose per il bagno tipo Bath Bombs e cose del genere, ma fa pure mi pare pure cose cosmetiche tipo cremine, cose del genere.
E vi voglio far vedere che cosa mi ha regalato quella pazza, perché è pazza. Allora, prima cosa, una cosa che io volevo, fortissimamente volli, il profumatore per la macchina della Yankee Candle, che io non riuscivo a trovare, me l'ha preso lei praticamente. Questo è al cocco, perché lei sa che io ho una piccola propensione leggera per il cocco, ma proprio leggera leggera, voi lo sapete, tra cocco e vaniglia io potrei morire. Quindi mi ha regalato questo qua che prontamente andrà nella macchina. Poi mi ha preso questa Bath Bomb, guardate quanto è bella. Ma il profumo che fa questa scatola, voi non potete capire, io sento in questo momento odore di dolcetti. Cioè è stupendo, guardate qua. Questa è una di quelle bombe da bagno e me la devo conservare perché magari più d'inverno, quando mi voglio concedere un momento di relax, io mi faccio un bel bagno con questo qua che c'ha un profumo allucinante. Vedete? Queste sono tutte cose, se non mi sbaglio, anche biologiche in realtà. Ma non so se vedete, questi sono gli ingredienti. Però vedete, c'è il segno del biologico, del coniglietto, insomma, rispetto alla natura. Ed è cocco e ananas, quindi sarà è un profumo penso tropicale, perché comunque non lo so, raga, è bellissima, so solo che è bellissima. Poi, oltre a questo, vedete qui ci sta il cosino, il foglietto illustrativo dove vi fanno vedere che loro fanno tutte queste cose. Ve lo dico perché se volete fare un pensierino, una cosa del genere, io credo che queste siano cose bellissime, guardate. Prestate a mano, insomma, sono tutte cose fatte veramente con i dovuti. Ecco, guardate, cioè, sono so bellissime. Guardate questo, no, vabbè. Poi ci sono burri naturali all'interno, cioè, vabbè, lasciamo stare. Bellissimo. Allora, Yankee Candle, ok, perché giustamente c'ha un profumo, sta scatola che non vi dico. Allora, dato che lei sa che io la stanza l'ho ridipinta, se vi ricordate, del colore delle mie unghie, perché poi giustamente è un colore che non mi piace, infatti ce l'ho sulle unghie. Guardate qua, mi ha preso il profumatore. Aspettate che adesso, prima di romperlo, vorrei. Ecco qua. No, il profumatore, come se il bruciatore, scusatemi. Allora, ve lo metto di qua così si vede. Aspettate che io tengo cose, documenti. Ecco, questo è proprio il bruciatore, il brucia essenze della Yankee Candle. Con il suo cosino sotto, cioè è bellissimo, raga, guardate qua. Io poi come vi faccio vedere le cose io, nessuno mai. Cioè, guardate quanto è bello, è bellissimo. È così, e poi ovviamente sotto, perché Rosy ovviamente pensa a tutto, c'è anche la candelina, quindi c'è tutto. E cioè, vabbè, io non ho parole, veramente non ho parole. Vabbè. Qui ci sta il cosino che vi indica come si deve utilizzare. E poi all'interno mi ha preso queste, mi ha preso la Clean Cotton, che c'ha, no vabbè, questi hanno tutti un profumo allucinante. Poi mi ha preso la Midnight Jasmine, la Black Coconut, che questa è la stessa del profumatore per auto. Poi mi ha preso Rainbow Cookie, che non vi dico proprio, che, mamma mia. E poi questa Waffles, cioè Waffles. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Vabbè, Rosy, io non ho parole per ringraziarti, cioè. Madonna, e non vedo l'ora di metterlo in funzione questo qua, che poi tra l'altro sul comodino della mia stanza sarà meravigliosamente, perché è praticamente lo stesso colore. Voi sapete che io ho fatto la stanza color verde e poi una parete, diciamo, sul violetto lilla, quindi cioè, ci va proprio a pennello. Quindi io contenta, io felice, grazie Rosy. Amici, salve Salvino! Allora, ho pranzato e tutto questo, sono tornata, vi ho fatto delle cose che mi ha regalato Rosy e adesso devo mettere questo qui in macchina perché me l'ha regalato lei. E lo voglio mettere qua vicino a Yo-Yo e no, Yo-Yo, come si chiama sto coso? Io? Questo? No, non so se lo vedete, lui. Questo qui. Questo dovrebbe essere profumato alla vaniglia, lo prendemmo un po' di tempo fa dal cinese, però devo mettere lui. Sono emozionata. E niente, mo sto per uscire, quindi adesso vediamo un attimo. Made in Mexico. Quindi praticamente io lo devo attaccare
E mo va a capire come si esce la rosa. Vabbè, ma tu che mi guardi. Dovete sapere che io prima di cioè io prima scasso le cose, poi leggo le istruzioni. Però a scassarle scasso benissimo. Mamma mia, c'è un profumo allucinante, raga. No, ma io penso che questo non debba, cioè, non deve essere solo appeso, semplicemente appeso, perché dentro c'è. Sì, non si apre. Sì, penso che si consumi così, perché vedete com'è? Cioè, ha questo gel dentro profumatissimo ed è già aperto, quindi lo devo appendere qui vicino a io, non ti incazzare, io. Ce la faranno i nostri eroi. Salve, sono qui, eh. E nel frattempo faccio tutto questo in diretta. Comunque, sono contentissima perché io lo volevo da tantissimo tempo questo qua, ma proprio tantissimo. Lo attacco proprio vicino a io, però lo devo attaccare un pochino più alto. Ecco qua. Vediamo un attimo se riesco. Ci sono. Tutto in diretta, regà. Comunque io adesso devo uscire, me ne vado un po' in quel di Santo Subito. E oh, come sono carine, sono qui tutte e due insieme. Io si è fatta la. No, vabbè, no, regà, questa cosa ve la devo far vedere perché se no non mi potete capire. Un attimo solo perché io questo vi deve far capire che io non sto bene. Cioè, aspettate che ve lo faccio vedere. Perché no, ma sono un genio del male, ragazzi. Allora, non fate caso al casino dietro. Ecco, io con la Yankee Candles in mano. No, vabbè, regà, sono un genio. Guardate quanto è carino. È bellissimo. Sono un genio, raga, sono un genio. No, sono via. Adesso posso andare via così felice dopo aver fatto la mia stronzata del giorno. Bene. Un attimo che magari inizio a camminare e ci vediamo tra poco. Cioè, ragazzi, ma la capite la genialità di questo soggetto? Cioè, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Vabbè, basta, no, non sono normale, abbiamo capito. Salve amici, dopo aver fatto la cosa del giorno, come potete vedere, è qui. No, ma cioè, ma c'è un profumo sta cosa Yankee Candle, credetemi. Comunque, niente, io volevo continuare un po' sto vlog perché tanto mo sto andando da Santo Subito e quindi ho detto mo nel frattempo chiudo almeno il vlog. Regà, ma io non so, a parte che questo periodo sto stonatissima, sto stonatissima pure un po' con nervosetta, non so per quale motivo. Vabbè, sì, ci sono dei motivi, ma facciamo finta di nulla. Praticamente, regà, io ho notato una cosa, infatti l'ho detto pure oggi con Rosy. Ci fate caso che quando poi arriva questo periodo qua di settembre, non so, è come se non riuscissi, cioè, come posso dire, ad organizzarmi bene, per cui faccio sempre tardi, mi sembra di non avere mai il giusto tempo. Non lo so se capita pure a voi questa cosa. Voi come fate ad organizzarvi? Nel senso, io delle volte mi sveglio la mattina, faccio le mie cose, mezzogiorno. Cioè, ma l'altro pezzo della giornata io dove l'ho lasciato? Cioè, vabbè, comunque, sto notando che è un periodo che mi sembra come se il tempo volasse, ma proprio le ore, cioè. O sono io che personalmente non mi so organizzare il tempo, non lo so, voi come fate? Cioè, vi fate una tabella come per dire oggi devo fare questo, questo, questo e questo, perché oggi per esempio mi sento un po' in colpa perché dovevo andare in palestra. Poi mi sono svegliata stamattina, dato che non riesco a dormire bene, questo influisce molto sul fatto che comunque sto un po' rincoglionita, no? A parte la natura, insomma, che fa anche il suo corso su di me, però diciamo che anche gli eventi esterni sulla mia persona incidono. E quindi il fatto di non dormire molto bene mi fa essere più rincoglionita di quello che sono in natura. Per cui stamattina mi sono svegliata e ci dovevamo vedere con Rosy, quindi ho detto, vabbè, vado in palestra prima, non vado in palestra prima.
dato che mancava un'ora e mezza, io non ci sono andata perché comunque devo prendere la macchina, devo andare. Poi sono tornata a casa, ho fatto il pranzo, tac, le tre. Cioè, io volevo andare in palestra, però poi giustamente non sono riuscita. Mi sento in colpa. Non mi riesco ad organizzare bene la giornata in questo periodo, non so per quale motivo. Però vabbè, allora ci sono andata 3 volte questa settimana in palestra, quindi diciamo che il mio l'ho fatto. Però vorrei riuscire a ritagliarmi anche una quarta volta, soltanto che non lo so voi come fate, io non lo so. Vabbè, poi è brutto perché da me la mia palestra la domenica purtroppo è chiusa, altrimenti io credo che la domenica ci andrei, cioè perché poi la domenica uno si organizza un pochino più come si deve, cioè io sono una di quelle che la domenica andrebbe. Però vabbè, io ho notato questa cosa in questo periodo e mi state dicendo pure voi che effettivamente è un periodo in cui si sta un pochino più non lo so, più stanchi, forse è questo, forse è il fatto di aver ripreso che settembre insomma è il reale inizio dell'anno, cioè altro che gennaio, cioè gennaio non è niente a confronto. Vabbè, comunque chiacchiere, regà, chiacchiere, perché io parlo, se c'è una cosa che faccio io parlo. E nulla, adesso io me ne vado da Santo subito, oggi non faremo niente di particolare, giusto per stare un po' insieme, con la Zeta. Che vi volevo dire? Nulla. Dovevo comprare delle cose pure online, però cioè, ultimamente diciamo che la questione economica non è proprio delle migliori, per cui dovrei fare un ordine. Allora, molte di voi mi capita che mi facciano delle domande, a parte che molte di voi mi chiedono mi saluti e tutto. Allora, io non lo faccio, credetemi, per cattiveria, ma molte volte leggo i commenti, me li dovrei scrivere i nomi e non facendolo poi devo andare a prendere tutti i commenti vecchi e sono un guaio, regà, sono un guaio. Però io in ogni caso, nonostante la mia essere un po' rinco, vi ringrazio tantissimo perché in ogni caso insomma voi mi seguite ogni volta. Mo vi ho chiesto per esempio il fatto delle patate americane, mi avete risposto in 3000, quindi grazie mille, perché io poi ci tengo a leggere i vostri commenti, cioè lo vedete insomma, io cerco di interagire in questo modo. Però se mi dimentico a volte i nomi, le cose, non ci fate caso perché è normale, insomma non è normale, ma nel mio caso è normale. Quindi adesso nulla, e niente raga, io adesso vado, vi abbraccio, non so quando caricherò, penso forse lunedì ce la farò a mettere questo vlog. Comunque buon inizio settimana, nulla. Pensavo di dovervi dire una cosa, ma adesso non mi viene in mente. Vabbè, io poi mi ringoglionisco, quindi magari poi se mi viene da dirvi altre cose ve lo dico nel prossimo vlog. Mi state chiedendo pure il fatto delle cose che uso nel video, i dolcificanti. Fate conto che sono cose che io bene o male nei video cerco sempre di specificarle, quindi se per quanto riguarda ad esempio il dolcificante, una ragazza mi ha chiesto dove prendi quelle in gocce là, quelle li prendo sul sito My Protein, mentre l'altro tipo io lo prendo su cioè alla Conad praticamente, no? Nel supermercato classico, e quindi diciamo su My Protein trovo quelli Flav Drops, queste cose qua. Per quanto riguarda le cose della dieta, diciamo, io vi consiglio di andare a vedere i What I Ate in a Day che ho fatto in passato, perché in quei What I Ate in a Day di solito io le cose che utilizzo le cito sempre, quindi ve le faccio vedere. E niente raga, poi un'altra ragazza mi aveva scritto, cioè mi chiedete se sei fidanzata, sei sposata, non sei... Allora io sono fidanzata, abito a casa ancora. Però pure su questo, allora scrivetemi sotto se vi fa piacere, posso fare un nuovo video ask dove mi fate le vostre domande e
perché io mi rendo conto che poi è un video che ho fatto quando eravamo 2000, 2005, non mi ricordo, però giustamente è ovvio che chi mi segue adesso magari ha delle domande, ha qualche curiosità, insomma. Quindi scrivetemi, se vi fa piacere io vi faccio un nuovo video ask, così magari o qua o su Instagram vi rispondo ad eventuali domande. Però se volete sapere qualcosina di più vi rimando ad un video vecchio che io avevo fatto proprio per rispondervi sulle curiosità più, diciamo, più semplici, ecco, cioè, dove mi avete fatto delle domande anche sul mio carattere, cose del genere. E quindi io un video ask sul canale ce l'ho, dove vi spiego un pochino di cose su di me. Chi vede i miei vlog, i miei video per la prima volta dice: questo è psicopatico. No raga, è proprio così, cioè, nel senso, non è una patologia, credetemi. Perché se fosse una patologia avrei una giustificazione, non c'ho nemmeno quella. Comunque vabbè, vi mando un bacio ragazzi, e continuo a guidare, anche se io, lo sapete, i vlog riesco a farli pure mentre guido, perché comunque so come farli, quindi li faccio volentieri, perché si riescono a fare, nel senso che io ho sempre l'occhio sulla strada. E nulla ragazzi, vi mando un bacio. E se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. E vi devo fare un video dei prodotti preferiti, se mi ricordo vi faccio un video dei prodotti preferiti, perché ci sono alcune cose che ho notato che ultimamente uso più di altre. La mia routine, diciamo, per quanto riguarda creme, trucchi e cose del genere, e magari pure prodotti per la casa, adesso che ci penso.